Allora, raga, oggi di che vogliamo parlare? Di mercato? Di Fofana che si allontana sempre di più, che siamo in difficoltà a ingaggiarlo? Emerson Royal, trattativa eterna, lunghissima. Abraham, ne parleremo oggi nel pomeriggio, ma vista la sconfitta ieri dell'Inter, ho guardato un video di un mio amico del Romagnolo Nero Azzurro e devo dire che guardandoli gli sono cadute delle certezze. Cominciano ad agitarsi, li sento un po' più nervosi. Sarà perché poi hanno visto noi del Milan che in quest'estate stiamo facendo bene? Detto questo, dico alla società, non è che mi interessa essere campione del bilancio e campione d'agosto, cioè non voglio vincere la Ferragosto Cup, non me ne frega, cioè noi dobbiamo vincere alla fine, dobbiamo vincere qualcosa quest'anno, è importantissimo. Fonseca, e mi è piaciuto, ha detto che puntiamo a vincere lo scudetto, è giusto che si sbilanci, però ci vuole anche uno sforzo da parte della società. Detto questo, andiamo a reagire al video di ieri sera dopo la bruciante sconfitta, dopo essere stati bullizzati da Diaby del Romagnolo. A Manu, mi hai fatto morire, attenzione raga, è stato bellissimo. Voi adesso mi dovete dire com'è possibile che io mi metto qui a guardare un amichevole dell'Inter e ancora vedo Correa con quella maglia. Con quella maglia di ritorno, con Correa... lui non se la dovrebbe neanche mettere. Correa diarrea. Che vater. Ok, quindi perché io devo assorbirmi ancora Correa? Ma guarda Manu, se vuoi facciamo uno scambio. Correa Origi. Oh, magari Origi da voi fa bene. Io non posso, io mi chiedo. Se lo domanda. L'involuzione di questo giocatore. Perché è scarso? Perché non è possibile. Invece non è possibile che tu alla Lazio saltavi l'uomo, facevi qualche giocata. Non dico che eri continuo tutte le domeniche, ma no. Eri un bel giocatorino. Fortissimo. Io posso capire che uno può avere un calo in una stagione per ambientamento, perché non si è trovato bene, ha avuto degli infortuni. Certo. Ma qui c'è un'involuzione del giocatore di Serie A. È un water. Manu, è un water. E non so se giochi. Non gioca. Cioè, io guardo l'amichevole e mi deve... È agitato Manu, molto agitato. Perché questo si mangia un gol clamoroso, perché è un'azione fantastica, poi chiuso quell'azione, finita l'Inter. L'Inter ha giocato i primi 10 minuti, poi tutto finito. Manu. Tutto finito, si vede che nelle gambe avevano 10 minuti. No, Manu, dovete fare 5 amichevoli, tutte e 5 col Poggi Bonzi, con la pergolettese. Perché, oltre a Correa che è un vomito, tutto il resto è stato un vomito. No? Sbaglio? Giusto, no, non hai sbagliato. Avete fatto veramente schifo. Quindi io spero solo che sia un problema di preparazione. Beh, a capa scuse. Quest'anno non siamo stati in giro a fare le vacanze a New York, a Miami, come i milanisti, quindi... Vacanze, Manu, vacanze. Siamo andati a fare il brand. Noi sono 2 anni di fila che vinciamo il trofeo del bilancio. Tu, Manu, lo puoi solo sognare. E noi andiamo in America per continuare e riuscire a trionfare per il terzo anno di fila col trofeo del bilancio. Voi invece state lì a fare i carichi di lavoro e poi fate le figuracce con gli arabi. Noi vogliamo fare più 3. 3 allo scudetto del bilancio. Hai dovuto lavorare tutti i santi giorni a livello fisico pesantemente a casa tua. Sì, poi si scassano i giocatori. Ok, mentre okay. Gli altri hanno dovuto girare l'America, viaggio, perdi tempo. Per il grano. E quindi puoi caricare anche il brand. Perché devi anche giocare, quindi non puoi neanche fare delle figure di merda. No. Quindi io mi auguro che... Le abbiamo vinte tutte. In questo momento...
Panther sia proprio per quello, perché un po' ho giocato a calcio, so che se tu fai dei carichi pesanti a campi, Simone Inzaghi a campi facendo, scuse a campi scuse questo è il risultato, un po' che i movimenti, una squadra impallata, schifo al cubo, prevedibile, facile da penetrare. Cioè, oggi se eravamo cicciolina noi, cioè, mica l'Inter. Cicciolina, che è l'attaccante, il giocatore del, ah, del, della squadra lì araba, sembrava Rocco Siffredi, bibi, svrang, e voi la pecora. Questa è cicciolina. Cicciolina. Cioè, se ci danno tre pere o quattro pere, perché Benzema si è mangiato un gol. Benzema si è pappato un gol. C'è nulla da dire, eh. Voi, chiaro, voi, Manu, dovevate, voi, Manu, dovevate sperare che sulla panchina di questa squadra ci doveva finire Mister Pioli. Se finiva Mister Pioli, vincevate voi 3-0. Ma siccome non è riuscito più andare perché Benzema non lo voleva, hanno vinto loro. Eravamo cicciolina, in versione cicciolina. Cicciolina. Svrang. Mamma mia. E speriamo che sta cosa degli infortuni finisca. Ti vedo... Prendi il Gaviscon! Ti vedo male. Infortunio. E anche lui si toccava sotto, quindi anche lui... Il bicipite femorale, credo. Ai. Quindi qui avete preso Manu. Ma non è che avete preso Stefano Pioli come preparatore atletico e il suo staff, perché davvero, quest'estate siete l'unica squadra che continua ad avere un botto di infortuni. Però almeno no, non così gravi, non come noi con Florenzi che è finita la stagione, o l'Atalanta con Scamacca. No, 1, 2, 3, 4, sai contare. Essere un po' troppi, Io mi auguro solo che siano i carichi di lavoro che adesso iniziano a scemare, perché dobbiamo arrivare a 17 comunque, non in questa condizione. Gli tira il culo a Manu. Manu, comincia a caccarti sotto. Anche se troveremo un Genoa smontato, perché no, dai. Se ti preoccupi del Genoa che ha perso Retegui e Gudmundsson, cioè, dai, sareste messi male. Ha perso tutto l'attacco. C'è la partita col Genoa, cade a fagiolo, stanno smantellando quelli del Genoa. Dovrebbe andare alla Fiorentina, quindi il nostro Gudmundsson ce lo siamo ben che giocati. Bravo Mario! Per fortuna. Ma Gudmundsson, Pennarello interisti, Pennarello, Gudmundsson, cancellare, era un obiettivo dell'Inter, va alla Fiorentina. Cancellare, non è che solo se io perdo i giocatori, cancellare, e poi dopo, quando li perdete, e voi ridete, e poi non cancellate i vostri, eh? Dico un Genoa un po' smontato, i pezzi più forti vanno via. Se perdete col Genoa, raga, questa è la fortuna. Vi sfotto, ragazzi, un mese. Oh, mamma mia, che schifo! Oh, ma tutti, Bastoni il peggiore. Bastoni è stato preso a bastonate da sto qua, da DAB. Perché Correa fa veramente schifo. Correa di Andrea. Bastoni è stato il peggiore, Peggiore in campo. Fase difensiva male, una squadra lunga, dei contropiedi che io dico, ma non abbiamo mai fatto ste robe, ma cos'è sta roba? È depresso, male. Ma cos'è lì? Molto depresso, devastato, cioè, fisicamente. Siamo sempre compatti. È solo un amichevole, Manu, è solo un amichevole. È come reparti, cioè, reparti staccati, un buco in mezzo, delle infila. Ma te non hai capito che Mister Inzaghi sta cucinando un modulo nuovo? Attento a non fare la fine del Napoli. Andiamo anche avanti. Degli uno contro uno, cioè, questi ti insimoniscono, eh? Anche se sono arabi, c'hanno i giocatori che giocano in Europa. Giocavano in Europa e sono pure. Sono degli ex giocatori quelli che vanno in Arabia. Anche in Italia, tranquillamente. Tanti. Ma cosa stai a dire, Manu? No, raga, un vomito totale. Ditemi la vostra, ragazzi. Lasciate un commento. E poi niente, ci vediamo domani per altri video. Buonanotte. Gli manderemo una bustina di Gaviscon per il mal di stomaco all'amico Manu, romagnolo. Raga, cominciano ad avere paura, io ve lo dico, cominciano ad avere paura.